Adesso passo la parola appunto per la Lectio Magistralis al professore Roberto De Mattei, senza dimenticare di presentarlo a chi ancora non ha avuto la fortuna di ascoltarlo, leggerlo. Qui abbiamo anche il suo ultimo libro, Roberto De Mattei, Vicario di Cristo, il primato di Pietro tra normalità ed eccezione, edito da Fede e Cultura per la collana I libri del ritorno all'ordine, e abbiamo tanto bisogno di ritornare all'ordine. Il professore De Mattei è uno storico italiano, precisamente uno storico, romano. I suoi studi riguardano principalmente la storia europea tra il XVI e il XX secolo, con particolare riguardo alla storia delle idee religiose e politiche. È cattolico, tradizionalista, è noto per le sue posizioni anti-evoluzioniste e pubblicizzate anche in ambiti istituzionali. Per la sua critica al relativismo, e ha scritto in questo un bellissimo libro che abbiamo pure presentato noi con l'Accademia, dal titolo La dittatura del relativismo, che si richiamava appunto ad un'espressione del Papa emerito Benedetto XVI, e alle linee di pensiero affermatesi nella Chiesa Cattolica dopo il Concilio Vaticano II, tant'è che è uno degli storici diventi più importanti della storia del Concilio Vaticano II. Il suo libro dedicato al Concilio Vaticano II lo abbiamo anche noi presentato e rimane una pietra miliare di un'altra linea di pensiero, di un'altra ermeneutica, esegesi dei testi del Concilio Vaticano II, e per noi è stato veramente come aver potuto colmare una lacuna immensa appunto nell'esegesi del Concilio Vaticano II grazie al professore De Mattei. Il professore De Mattei è stato allievo del grande filosofo Augusto Del Noce, del filosofo della politica Augusto Del Noce e dello storico Armando Saitta presso la Facoltà di Scienze Politiche di Roma. Tra gli incarichi accademici ha ricoperto anche la figura di docente della cattedra di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere all'Università di Cassino. È attualmente docente di Storia Moderna e Storia del Cristianesimo presso l'Università Europea di Roma, dove è anche coordinatore del corso di laurea in Scienze Storiche. Dal febbraio 2002, per sintesi, Roberto mi consentirai, sì, infatti, perché sennò non, sottrarremo troppo tempo al tuo intervento. Dal febbraio 2002, leggo la sintesi, al maggio 2006 ha avuto anche l'incarico di consigliere per le questioni internazionali del governo Berlusconi e ha cercato in qualche modo di illuminare il vicepresidente, l'allora vicepresidente del Consiglio dei Ministri, rappresentante dello Stato italiano nei trattati per la Convenzione Costituzione dell'Unione Europea, l'allora presidente Gianfranco Fini, appunto come consigliere per le questioni internazionali. Tra il 2004 e il 2007, è un'impresa ardua Roberto quella, tra il 2004 e il 2007 e di nuovo a partire dal 2008 fino al 2011 è stato vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, la massima istituzione scientifica dello Stato italiano, e sotto la sua direzione con lo IEMES, l'istituto di ricerca che conoscete, che ho fondato 4 anni e mezzo fa e che oggi ha una compagine di circa 80 ricercatori, più di 40 lavorano con lo IEMES a progetti nel campo dell'energia, nel campo della biomedicina. Qui abbiamo il direttore generale, il professore Francesco Cappello, che ringrazio della sua presenza. Ecco, dicevo, sotto la sua direzione abbiamo potuto anche sottoscrivere un accordo di cooperazione col CNR, che per noi è stato molto importante e che poi ha dato la possibilità di sottoscriverne tanti altri. È inoltre presidente della Fondazione Lepanto, che è un'associazione, appunto una fondazione culturale estremamente attiva, importante nel rappresentare i valori della tradizione cattolica apostolica romana. È membro dei consigli direttivi dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea e della Società Geografica Italiana. Collabora inoltre con il Pontificio Comitato di Scienze Storiche ed è direttore della rivista di storia contemporanea Nova Historica, del mensile Radici Cristiane, che per molti di noi è stato un testo molto importante, e dell'agenzia Stampa stampa, Corrispondenza Romana, che vi invito a seguire attraverso l'iscrizione alla newsletter corrispondente. Corrispondenza Romana, che pubblica degli articoli, non solo del professor De Mattei, ma degli articoli strepitosi di politologi, uomini di cultura, delle istituzioni, sempre estremamente illuminanti. Io non continuo se non ricordando a volo d'uccello alcuni dei libri che abbiamo presentato. Non vuoi, lo faccio. Questo, il Concilio Vaticano II, come dicevo prima, la dittatura del relativismo, la liturgia della Chiesa nell'epoca della secolarizzazione, la Turchia in Europa, beneficio o catastrofe, l'identità culturale come progetto di ricerca, apologia della tradizione, edito nel 2011, vengo proprio agli ultimi, la Chiesa fra le tempeste, il primo millennio di storia della Chiesa nelle conversazioni a Radio Maria, Milano, edizioni Sugarco. L'ultimo l'ho già citato, ringrazio il professore De Mattei per aver accettato il nostro invito. Grazie Roberto. Va bene, grazie, meglio. Grazie a tutti voi, ringrazio però in particolare il caro amico Bartolo Sammartino, il dottor Fiscella, l'onorevole Carrara per il suo bel intervento. Sì, forse si sente meglio? Sì. Sono onorato di essere tra di voi per la chiusura di questo corso di studi politici intitolato alla indimenticabile figura di Enzo Fragalà, che ho ben conosciuto. Credo di avere effettivamente partecipato, diciamo, tra i primi relatori alla storia di questo corso, e oggi mi fa piacere dire qualche parola sul tema, diciamo, che conclude, diciamo, i lavori di quest'anno, cioè sulla dimensione occulta del potere e la democrazia in crisi, i valori e le alternative possibili. Parto da quello che è un dato di fatto, direi, oggettivo, indubitabile: la crisi della democrazia rappresentativa. Oggi è in crisi quella democrazia rappresentativa che nasce, potremmo dire, con le tre grandi rivoluzioni del Seicento e del Settecento, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana e soprattutto la rivoluzione francese, perché è la rivoluzione francese che esporta nel mondo le idee di Montesquieu, di Rousseau, dei teorici di questa nuova democrazia. E la nuova idea che nasce in quel periodo di rappresentanza democratica, quindi una idea che rimpiazza la concezione tradizionale della politica, è un'idea che è legata a una nuova concezione della sovranità e del potere. E questo perché nella società tradizionale l'autorità ha un fondamento metafisico. Il Vangelo dice non est potestas nisi ad eo, non c'è autorità che non viene da Dio, dice, ripete San Paolo. Questo vuol dire che la società ha un fondamento metafisico, un fondamento divino, e ha la sua origine, aggiungiamo, nella natura stessa dell'uomo, che è un essere sociale perché nasce, vive e muore all'interno di una famiglia, si sviluppa all'interno di corpi intermedi. Quest'uomo nella società tradizionale è rappresentato da questi corpi intermedi, è rappresentato dall'autorità politica del sovrano, dall'autorità sociale della famiglia. Ed è rappresentato perché la famiglia, i corpi intermedi, il sovrano hanno in comune con quest'uomo la natura umana che è una natura regolata da leggi stabili e immutabili a cui ogni autorità familiare, sociale, politica si piega. E dunque il margine di manovra, potremmo dire, dei rappresentanti all'interno di questa società tradizionale nei confronti dei rappresentati è un margine di manovra minimo perché il numero delle cose che non si possono cambiare è di gran lunga maggiore del numero di cose che si possono cambiare, cioè la società è radicata nella tradizione e solo all'interno della tradizione è possibile un vero progresso. Invece nella società rivoluzionaria, cioè in quella società moderna che nasce con la rivoluzione francese, l'autorità perde il suo fondamento metafisico, ma non è neppure una società naturale, diventa una società contrattuale perché nasce da un patto sociale, da un contratto tra gli uomini, ovvero nasce dalla volontà degli uomini, una volontà mutevole perché non si fonda su una oggettiva natura sociale, ma si fonda sull'uomo stesso, e dunque in questa nuova società gli individui non sono più rappresentati da autorità familiari, sociali o politiche che ricevono dalla natura, come potrebbero essere i genitori, oppure che ricevono dalla storia, come potrebbero essere i sovrani, ma i cittadini, per così dire, si autorappresentano. Nella società pre-rivoluzionaria esisteva una possibilità di scegliere i propri rappresentanti, ma venivano scelti all'interno delle corporazioni e dei corpi intermedi. La rivoluzione francese liquida la rappresentanza tradizionale che era fondata sull'istituto del cosiddetto mandato imperativo, quel mandato imperativo per cui i rappresentanti erano i procuratori, i mandatari della categoria sociale dalla quale erano stati scelti, e invece con la rivoluzione francese questi rappresentanti diventano al momento della loro elezione rappresentanti non solo dei loro elettori ma del popolo intero, della nazione, cioè il popolo si identifica con i suoi rappresentanti, e questa è la formula che poi teorizzerà Hans Kelsen della democrazia come identità di governanti e di governati. Questa visione ideologica, secondo cui il popolo si libera dai vincoli esterni che gli sono imposti dalla tradizione, dalla natura, dalla storia, e dunque questo popolo liberato cancella il nome di Dio, cancella il nome del re dalla propria Costituzione per autogovernarsi, ecco, questa ideologia, o piuttosto questa utopia, è stata brutalmente smentita dalla storia degli ultimi 2 secoli, perché la democrazia liberale ottocentesca è evoluta, per così dire, nella democrazia di massa, questa poi si è sviluppata nei totalitarismi comunista e nazista, totalitarismi che si sono presentati come il compimento di questo processo di secolarizzazione, di autorappresentazione della società. Ma anche dopo la caduta dei totalitarismi, dopo la caduta dei 2 fratelli nemici nel 1945 l'uno, nel 1989 l'altro, la democrazia rappresentativa, apparentemente vincitrice sulle rovine dei totalitarismi, l'abbiamo vista andare, la vediamo andare soprattutto negli ultimi 20 anni, verso il suo ultimo definitivo crollo, perché quello che è avvenuto negli ultimi 2 secoli si è accentuato negli ultimi 20 anni ed è stato un processo che potremmo definire di piramidizzazione, scusate, della società, cioè la società che diventa come una piramide e in cui di verticalizzazione, potremmo dire, in cui alle elite tradizionali si sostituiscono nuove oligarchie in campo politico, economico e sociale. E oggi appare sempre più chiaro il fatto che la democrazia rappresentativa ha fallito il suo compito e che la società non è governata dal popolo che si autogoverna, non è in alcun modo autogovernata, ma è pilotata, direi con mano forte, da lobby, da potentati che agiscono dietro le quinte. Un tempo si parlava di forze occulte, oggi si parla piuttosto di poteri forti, poteri non più occulti perché non si nascondono più, mostrano ormai il loro volto, dialogano, interferiscono con le forze pubbliche. Però il segreto continua ad essere la dimensione costitutiva della loro esistenza, un segreto che riguarda non solo il fine, l'obiettivo della loro azione, ma anche la modalità del loro operato, che è caratterizzato da una totale mancanza di trasparenza. Io fin dagli anni 90 ho denunciato il trattato di Maastricht che ha dato vita all'Unione Europea e poi all'euro, la moneta comune, e ricordo di averlo fatto più di una volta a Palermo, proprio invitato da Bartolo, però all'epoca di aver trovato da parte di alcuni, ma non solo a Palermo, in tutta Italia in generale, quando si parlava di queste cose, delle resistenze di fondo alle mie critiche, perché a quell'epoca, stiamo parlando degli anni 90, aleggiava ancora il mito dell'Europa intesa come una possibile forza politica, ideologica, militare, l'Europa Stato, l'Europa Nazione, da opporre alla Russia e agli Stati Uniti sull'area internazionale. Però ben diversa era l'Europa che si veniva costruendo nei laboratori ideologici della sinistra dell'epoca, perché non si tratta né di un'Europa nazione né di un'Europa delle nazioni, ma di un'Europa concepita proprio per dissolvere gli stati nazionali, per dissolversi, per fonderli all'interno di una repubblica universale, senza stati, senza religioni, senza famiglia, senza proprietà privata, che è il sogno di sempre, il sogno anarchico e ugualitario di quella che io definisco la rivoluzione anticristiana, cioè un'anarchia controllata dalle oligarchie illuminate, dai poteri occulti, poteri che sognano una umanità rifatta, sovvertendo non solo le leggi che regolano la società, ma anche le leggi che fondano la natura stessa, cioè rifare la natura in maniera diversa da come Dio l'ha creata, farsi simili a Dio, superiori a Dio, arrivando a mutare l'uomo stesso, che è il vertice del creato e che è il fondamento della società. E oggi la teoria del cosiddetto gender, che nega l'esistenza di una natura maschile e femminile per seguire il mito di una sorta di androgeno primordiale, è una teoria che ha un rapporto con il trattato di Maastricht, è un rapporto che lo stesso Giuliano Amato, uno degli artefici della costruzione europea, una volta ha denunciato involontariamente in una intervista al Sole 24 Ore, quando ha definito il trattato costituzionale europeo nato da Maastricht come un ermafrodito, cioè, diceva Amato, né uomo né donna, indistinto nei suoi caratteri di fondo. Ecco, quello che è certo è che quando nel 1992 i costruttori dell'utopia europea presentarono il trattato di Maastricht, non ne rivelarono la natura vera, perché lo presentarono come un trattato puramente economico che, dicevano, avrebbe risolto i problemi strutturali dell'Italia e di altre nazioni, a cominciare dal grave problema del debito pubblico, e in questa chiave, questo trattato che ci cadeva dall'alto per risolvere i nostri problemi economici, diciamo che fu generalmente benevolmente accolto. L'Italia era il paese più eurofilo. Fu chiaro solo dopo che il suo fine era in realtà non un fine economico ma un fine politico, e che l'obiettivo era quello di creare una gabbia monetaria, come è stata creata, che costringesse gli Stati a trasferire la propria sovranità economica, prima monetaria, poi fiscale, alla Banca Centrale Europea, per arrivare a una vera e propria liquidazione degli Stati nazionali e con essi della democrazia rappresentativa. La Banca Centrale Europea, creata dal Trattato di Maastricht, oggi è uno strumento eminente di questa politica. Naturalmente questa banca centrale non agisce isolata, agisce di concerto con altri autori, quindi c'è il Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating che valutano la solidità finanziaria di stati e governi nazionali e danno i voti, c'è l'Eurogruppo che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze di quegli stati membri che hanno adottato l'euro, la cosiddetta Eurozona. E queste iniziative però, prima di essere iniziative pubbliche, ufficiali, vengono concordate in luoghi discreti ma che ormai sono noti a tutti, come gli incontri periodici del Council on Foreign Relations, della Commissione Trilaterale, del gruppo Bilderberg. Ma sarebbe riduttivo immaginare che dietro queste manovre siano gli stati nazionali, per cui siano manovre inglesi o americane o tedesche o francesi, perché l'obiettivo è proprio quello della liquidazione degli stati nazionali, che non sono gli artefici, ma sono le vittime di questa operazione. E l'Unione Europea quindi non prevede la nascita di uno Stato forte europeo, ma prevede la nascita di un non Stato policentrico, caotico, caratterizzato dalla moltiplicazione dei centri di decisione, con compiti contrastanti, complessi, quindi trasferimenti di potere che avvengono non verso una sola istituzione, che so, la Commissione europea o il Parlamento europeo, ma verso una pluralità di istituzioni internazionali, anche esterne all'Unione Europea stessa. E quindi quello che caratterizza tutto questo processo in cui siamo immersi è la confusione voluta dei poteri e la conflittualità latente manifesta di poteri, cioè un'assenza di sovranità che poi renda indispensabile il ricorrere a una autorità suprema mondiale, cioè a un super governo mondiale che a un certo punto interviene perché dice qua. Se vogliamo evitare lugubri scenari di depressione economica alla greca o peggio, bisogna fissare regole economiche e finanziarie valide per tutti. È una visione, come dicevo, che viene da lontano e che vuole imporre all'umanità una repubblica universale che è direttamente antitetica a quella della civiltà cristiana, perché la civiltà cristiana è fondata sulla diversità e sulla ricchezza delle nazioni, delle lingue, delle tradizioni, delle culture, mentre invece in questa visione utopica si amalgamerebbero tutti i paesi della terra attuando questo sogno ugualitario di fondere tutte le razze, tutti i popoli e tutti gli stati. E c'è un romanzo profetico di Benson, Il padrone del mondo, che è stato tradotto in italiano, che mostra come questa utopia tecnocratica possa sposarsi anche con una certa utopia religiosa, l'utopia religiosa del sincretismo, cioè di un super ecumenismo in cui viene accettato tutto fuori che la Chiesa cattolica, di cui si programma l'eliminazione dopo quella degli Stati nazionali. E sotto questo aspetto la dittatura del relativismo va di pari passo con la dittatura finanziaria ed l'eliminazione degli Stati nazionali, della sovranità nazionale, comporta come logica conseguenza quella della rappresentanza politica, perché l'ultima parola in questa prospettiva è ai tecnocrati, che non rispondono alle istituzioni rappresentative, siano essi il Parlamento o i governi, ma rispondono a club, a logge, a gruppi di potere che hanno interessi diversi da quelli nazionali. Bene, di fronte a questa negazione della democrazia rappresentativa che ho sinteticamente illustrato, negazione da parte di queste oligarchie, dei poteri forti, ci viene proposta una falsa alternativa. La falsa alternativa è quella della cosiddetta democrazia telematica, che però ha lo stesso fine, cioè quello di realizzare l'unione planetaria, lo ha annunciato Casaleggio in un video del 2009, cioè in questo caso in nome della scienza, in nome del web, dell'elettronica, si vorrebbe, a fronte della crisi della democrazia rappresentativa, si vorrebbe diciamo così, trasformare la società in una democrazia diretta, in una democrazia telematica. E questo è un punto importante su cui vorrei dire due parole, perché è importante al di là del caso Grillo, che è chiaramente contingente, ma proprio per situare questa rivoluzione telematica in un più ampio processo storico. E questa utopia è l'utopia, potremmo dire, della comunicazione. Comunicazione che è tipica dell'uomo, perché la storia dell'uomo, essendo l'uomo un essere sociale, è anche la storia della comunicazione che ha con i propri simili. Le società tradizionali e premoderne sono caratterizzate da una cultura eminentemente orale, perché la comunicazione si basa sulla memoria più che sulla scrittura. La memoria è la custode per eccellenza del sapere, una memoria e un sapere che si esprime spesso attraverso massime, proverbi, espressioni quintessenziali che vengono trasmesse di generazione in generazione. E quindi l'uomo tradizionale, quale per esempio è l'uomo biblico, ma è anche l'uomo del Medioevo, è l'uomo dell'ascolto, ed è così che si propaga la fede, fides ex auditu. Per tutto il Medioevo l'educazione, anche quella universitaria, soprattutto quella universitaria, ebbe un carattere orale. Poi nasce la cultura manoscritta, che non è antitetica a quella orale, e però facilita, diciamo, questa conoscenza orale che è di tipo più intuitivo e simbolico. L'invenzione della stampa segna nel XV secolo questo passaggio, cioè la nascita dell'uomo tipografico, e con esso la nascita di un nuovo tipo di pensiero più analitico, più astratto, meno intuitivo, meno simbolico. È una rivoluzione profonda, la rivoluzione della stampa, che si accompagna allo sviluppo della figura dell'intellettuale e alla nascita e alla diffusione del libro, e quindi il ruolo della tipografia, della stampa, del libro nella diffusione dell'umanesimo, del protestantesimo, soprattutto dell'illuminismo, è un ruolo molto, molto importante. Poi tra l'Ottocento e il Novecento la lettura da attività ristretta e privilegiata diventa un fenomeno estensivo, si allarga ai ceti borghesi, c'è l'introduzione della frequenza scolastica obbligatoria, ma all'inizio, diciamo, del Novecento, ma soprattutto diciamo, negli ultimi 20 anni, noi vediamo lo svilupparsi di un nuovo sapere. Dico all'inizio del Novecento perché le prime tecnologie sono quelle del telegrafo, della radio, del telefono, poi dopo viene la televisione, poi arriva finalmente il computer e il fax, e alla fine si arriva ad Internet, si arriva ai nostri giorni. E in questo momento noi viviamo come avvolti da una immensa, invisibile ragnatela, diciamo, elettrica o elettronica che ci avvolge, e queste nuove tecnologie di comunicazione costituiscono indubbiamente un fattore importantissimo di cambiamento della nostra società, che diventa una società dell'informazione, una società trasparente. Oggi parlare di società trasparente è usare un sinonimo per parlare di società post-industriale o post-moderna, cioè si segna la fine di un ciclo storico, la conclusione dopo la caduta del muro di Berlino quasi non solo di un secolo ma di un'epoca. E quindi sembra chiudersi l'era della cultura tipografica, che ha avuto la sua espressione massima o più tipica nella ideologia, per aprirsi questa nuova era della rivoluzione elettronica. L'ideologia per eccellenza del XX secolo, lo sappiamo, è stata il marxismo o il Marx-Leninismo, che si presentava come la filosofia per eccellenza perché avrebbe verificato nella prassi, nella rivoluzione, la sua verità, cioè era una filosofia che si faceva storia e facendosi storia si faceva vera attraverso la rivoluzione. Ma nel corso di oltre 70 anni, tra il 1917 e il 1989, ciò che il socialismo, ciò che questa ideologia marx-leninista ha verificato nella prassi, non è stata la sua verità, ma il carattere utopico, cioè la falsità del suo pensiero, fino a coinvolgere nel suo crollo dopo il 1989 tutte quelle grandi utopie che nel Novecento avevano preteso di costruire un mondo nuovo sulle rovine della civiltà cristiana. Ci si potrebbe chiedere se in questo crollo dell'utopia di un'Unione comunista abbiano avuto un ruolo le nuove tecnologie, così come ci si può chiedere se oggi le nuove tecnologie abbiano un ruolo nelle varie rivoluzioni che percorrono il pianeta, a cominciare dalle cosiddette rivoluzioni arabe. Non c'è dubbio che questo ruolo esiste. Però sbaglieremo se volessimo attribuire a questi strumenti un ruolo determinato, perché anche il libro ha avuto un ruolo estremamente importante nella rivoluzione del XVIII secolo, ma a monte del libro esisteva una concezione del mondo, la visione del mondo degli illuministi, quindi il libro era uno strumento. E allora quello che oggi noi dobbiamo chiederci è che cosa c'è dietro queste nuove tecnologie, e perché è vero che queste nuove tecnologie segnano o sembrano segnare la fine del mondo delle ideologie, ma c'è da chiedersi se non rappresentano, e dirò qualche cosa su questo punto, esse stesse un'ideologia. Certamente ciò di cui le nuove tecnologie, soprattutto, ripeto, negli ultimi 20 anni, hanno iniziato la definitiva dissoluzione, in parallelo con l'azione che prima descrivevo delle oligarchie e dei poteri forti, anch'esse hanno svolto e stanno svolgendo una dissoluzione della nozione di rappresentanza caratteristica della democrazia ottocentesca e novecentesca, e con questo un'azione di dissoluzione degli stati nazionali. Il problema di ogni democrazia, noi sappiamo che è il problema del consenso di cui la democrazia hanno bisogno per mantenersi, ed è il problema del rapporto con l'opinione pubblica, perché è questa opinione pubblica che costituisce la fonte di legittimità del suo potere, cioè c'è un nesso tra opinione pubblica e democrazia che è costitutivo. Nella prospettiva ottocentesca, l'abbiamo detto prima, il cittadino delega con il proprio voto la sovranità a rappresentanti che però dal momento dell'elezione non rappresentano tutto il popolo, ma rappresentano non solo gli elettori ma tutto il popolo, ossia tutti e nessuno. Ecco, nell'era, diciamo così, informatica oggi i meccanismi per creare il consenso vengono sostituiti da metodi nuovi, perché oggi di fronte a quella che è la crisi di consenso delle democrazie rappresentative, crisi di consenso che è artificialmente sviluppata per screditare, diciamo, le classi politiche e con esse, diciamo, ogni forma di rappresentanza democratica, e quindi mettere in crisi questo rapporto di consenso tra l'opinione pubblica e le democrazie, ai meccanismi, al tradizionale meccanismo del voto viene sostituito quello della democrazia diretta attraverso una partecipazione interattiva dei cittadini, attraverso soprattutto lo strumento di internet, dei blog e di ogni forma, diciamo così, di presenza sulla rete, attraverso cui gli utenti intervengono direttamente per manifestare la propria opinione. Quella che potremmo definire la veterosinistra, ancora legata al concetto di democrazia rappresentativa, quella che oggi combatte le teorie e la teoria e la pratica di Grillo e Casaleggio, da parte di questa vecchia sinistra c'è, l'accusa di iperdemocrazia. Perché attraverso le fibre ottiche, attraverso tutti gli strumenti delle nuove tecnologie si sta consumando effettivamente la fine della democrazia rappresentativa, come dicevo, in parallelo a quella che viene svolta dai grandi potentati economici, cioè la fine della democrazia intesa come gestione del consenso popolare da parte di una ristretta nomenclatura politica. E la nascita, ci viene proposta, di una nuova democrazia diretta in cui sia possibile orientare il consenso dell'opinione pubblica attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. E questo perché la nuova sinistra postmoderna, quella che ha fatto propria la democrazia digitale, c'è la consapevolezza del fatto che le nuove tecnologie possono offrire di creare un uomo nuovo, perché la rete telematica agisce come una sorta di cervello collettivo che può costituire effettivamente il paradigma di un nuovo modello di democrazia postmoderna e post-rappresentativa. E questo però ci porta a dire che l'era dell'ideologia in realtà non è tramontata, perché ci troviamo di fronte a una nuova ideologia, una nuova ideologia che teorizza una concezione dell'uomo privato di ogni interiorità e ridotto a comunicazione, a pura relazione, homo communicans, immerso nel flusso incessante dei mass media, di questi mass media che plasmano ogni realtà. Cioè l'emancipazione planetaria di cui l'informatica è strumento consiste, secondo questa seconda utopia, nella liberazione dell'uomo da ogni valore, da ogni radice, da ogni memoria, da ogni identità, allo stesso modo di quanto avviene da parte dell'azione delle grandi oligarchie. Cioè ci troviamo anche in questo caso, nel caso della cosiddetta democrazia diretta, a un'antitesi radicale di quella che è la visione della civiltà occidentale cristiana, perché la rivoluzione digitale si propone di sradicare l'uomo da quelle che sono le coordinate tradizionali in cui ogni uomo vive, che sono quelle del tempo e dello spazio, della memoria e della identità, cioè vuole sradicare l'uomo da quelle appartenenze familiari, nazionali, geografiche, di gruppo politico, di confessione religiosa, di identità, per costruire un nuovo tipo di rapporti umani in uno scenario che potremmo definire un mondo onirico, cioè un mondo artificiale, caratterizzato proprio da un tentativo di ricreazione virtuale del mondo. Devo arrivare, diciamo così, alla conclusione. Ecco, io credo che di fronte a queste due diciamo così, alternative, la soluzione sia quella di recuperare i valori tradizionali, perché l'uomo moderno, come è stato notato, è molto più credulone, diciamo, dell'uomo medievale, dell'uomo di un tempo, proprio perché vive senza il sostegno della religione del mondo, che anche di fronte agli strumenti del web gli permetta di opporre una barriera difensiva contro l'afflusso, diciamo, di queste informazioni indesiderate che lo sommergono e lo trasformano. Cioè la critica anche serrata che noi dobbiamo fare alla visione delle nuove oligarchie non ci deve portare a fare propria la visione della rivoluzione telematica. Il nostro compito credo che sia questo, sia quello di offrire un orientamento all'uomo contemporaneo, disorientato e senza certezze, ancorando l'informazione alla cultura e fondando questa cultura su una coerente e organica visione del mondo, fondata, incarnata non da oligarchie ma da nuove elite sociali, e politiche di cui è più che mai necessaria una ricostituzione. Una concezione del mondo non è come una ideologia, una costruzione astratta della mente, una concezione del mondo si incarna nella vita degli uomini, si incarna in elite che sono promotrici del vero progresso, custodi della tradizione, e quindi se l'ideologia l'ideologia tecnocratica che è quella telematica è il surrogato, la contraffazione della verità e si nutre della irrealtà politica e sociale, noi dobbiamo dire che la verità nasce al contrario dalla realtà delle cose, dalla filosofia dell'essere, e costituisce nel caos attuale l'unico itinerario possibile, l'unica via, l'unica forma di vita, secondo un programma che a mio parere è magnificamente riassunto da quella massima evangelica che dice: io sono la via, la verità, la vita. Ecco, il Vangelo non è solamente una fede religiosa individuale, è anche una dottrina morale. Questa dottrina non ci obbliga solo sul piano privato, ma ci obbliga anche sul piano pubblico e sul piano sociale. Esiste una filosofia politica del Vangelo che a mio parere è l'unica risposta alla crisi economica, politica e morale dell'epoca temporanea, e auguro veramente che all'Accademia Nazionale della Politica possa continuare sempre a ispirarsi a questa filosofia politica. Grazie.